tanto. Allora, ci sono cognomi comunque in Italia strani che cambiano un po' la vita delle persone. Vediamo che cosa succede in questo servizio di Flavia Marimpietri. Io sono l'omonima. Napoli, zona San Pietro a Patierno. Al civico numero 2 abita una famiglia dal cognome decisamente insolito. Buongiorno, piacere. Gaetano? Gaetano Mastronzo. Quanti siete? 5 sorelle e un fratello Mastronzo. Lei chi è? Carmela Mastronzo. Rita Mastronzo. Salvatore Falco Mastronzo acquisito. Figlia di Gaetano, Nunzia Mastronzo. E io sono Antonio, marito di Nunzia Mastronzo. Manuela Mastronzo, perché abbiamo cambiato un po' di anni fa il cognome. Non è un cognome talmente da buttare il mio, io non ho avuto mai problemi. Senti, ma tu dici Mastronzo, me la sono di casato Mastronzo, ma tu sei di fatto. Elementare, no? Si faceva ammazzata, botte. I primi giorni, il momento dell'appello, quando l'insegnante si fermava al ma e poi bisognava continuare, era un po' un problema. Lei con sua moglie è felice? Certo, felice ma stronzo. Anzi, una volta un sacerdote non mi ha cambiato, invece era Emma, mi ha detto a Enna. Una stronza. Io mi innamorai perché lei fece una recita di San Denis. E ci passato 40 anni che è una stronza. No, hanno paura di dire, perché si credono che è una parolaccia. Ma di recente è stato, sono stata al policlinico, a Fodi Kate, dice, ma c'è ti stronzo. Certo fai larità, però si è preso con ironia. Io sono fiero del mio cognome. Ma i Mastronzo non sono gli unici ad avere un nome particolare. Basta sfogliare l'elenco del telefono per avere una ricchissima varietà di cognomi. Ma dirigiamoci verso Scampia, un quartiere con un'altissima densità demografica, dove in 4 km quadrati risiedono 45.000 abitanti, 70.000 secondo le stime non ufficiali. Scampia è il quartiere più giovane di Napoli, dove il 66% dell'intera popolazione ha meno di 30 anni. Andiamo a vedere che si dice negli archivi dell'anagrafe. Vediamo alcuni cognomi insoliti, dei nomi poco comuni che abbiamo. Allora, visto che siamo a Napoli, non poteva mancare la pizza alla Luciani. Poi che abbiamo? Abbiamo Trentacapelli Gennaro, che è un mio parente, come si vede. C'è Malinconica Addolorata. Poi ci sono i Finocchi. I Finocchi a Napoli ne sono una cinquantina. Inoltre abbiamo i Porcelli, che sono circa 600. Quindi riepilogando? Abbiamo 50 Finocchi e 600 Porcelli. Qua abbiamo delle unioni particolari, per esempio. Unioni particolari come topo che è coniugato con della gatta. Quindi c'è della gatta in topo. Pacca rosa. E cos'è la pacca? La pacca è la chiappa. Poi c'è zoccola bianca. Poi c'è zoccolella. Che come fa di nome? Immacolata. Zoccola felicetta. Che viene da? Da altre due zoccole. Quindi abbiamo un tris di zoccole. Inoltre abbiamo anche altri cognomi insoliti. Antonio Uccello, Bruno Moro, Brezza Marina, cioè la Brezza Marina, Grotta Marina, Natale Felice. Siamo qui di attualità. Remo la barca, muoio felice, buon anno felice. Ma il campionario più fitto di nomi insoliti si trova tra i vicoli e i cortili della città. Conosce Pagnotta Rosa? Come? È nata qua, in questo palazzo qua. Io piccolino abitavo qua giù. Ma quante pagnotte ci sono qui dentro? È una sola adesso. Pagnotta, vieni qua, chiama Pagnotti, chiama. Sta Pagnotta la piccerella, vedi? È un'intervista. Pagnotta, sta un'altra pagnotta sopra. Magari Gigi ci sta, a mamma a casa oggi. È pieno di pagnotti. Pagnotta, io sono Vincenzo Pasquale e ma noi facciamo gli idraulici. Che pagnotta cercate voi? Pasquale, facciamo anche Pasquale. Chi è il pagnotto se... Salve, piacere, buongiorno. Salve, buongiorno. Pasquale? Pagnotta. Pagnotta. Ha avuto problemi mai col nome? No, buon nome. È buona. È una cosa che si mangia il pane. Quella è seconda pagnottina. Ecco, lei è il signor? Pagnotto. Pagnotto, piacere, Marimpietri. Pagnotto, Marimpietri. Qui c'è il signor, lei come si chiama? Addio. Come addio? Come si chiama? Addio. Ma me ne devo andare. Come si chiama? No, addio, non se ne deve andare, sono io che mi chiamo addio. No, non ci credo, mi faccia vedere il documento. Patente o tessera? Patente e libretto. Ecco.
Ecco, sì, è proprio Edoardo. Addio. Addio. Va bene, allora, addio. Arrivederci. E giusto di fronte c'è anche un maglione e un incerto padre. Iniziamo col maglione. Sì, buongiorno, è il maglione? Sì. Ci avete freddo? No. Eh no, col maglione, certo. Ma qui ci abita un incerto padre? Vieni, primo piano, vieni. Tanto ti ho mandato io, dia. Buongiorno, molto piacere. Scusa che stiamo pranzando. No, grazie di averci ospitato. Lei come si chiama? Antonio. E di cognome? Ah, ecco, quello volevo sapere. Din certo padre. Siamo sicuri o siamo incerti? No, sicurissimi. E qui abbiamo un altro che porta un cognome molto particolare. Buongiorno, piacere, Flavia Marimpietri. Piacere, Carmine Mastronzo. Ah, quindi abbiamo un altro esponente della famiglia. Un altro del club di Mastronzo. E poi c'è anche mio fratello a fianco, Pietro Mastronzo. Ah, quindi Pietro? Mastronzo. Ah, insomma, tra i tanti cognomi particolari, questo sicuramente non è il più strano. Mastronzo.